Vabbè, la giornata in sé a livello teorico, come ha detto lui, erano le cose che mi servivano. Cioè, adesso ce le ho. L'ultima tipa che poi gli ho detto guarda, devo andare, che c'eravate voi lì che ci aspettavate a me e a Questo è nel Marco. pomeriggio, vero? Sì. Ho messo in pratica la teoria vera e propria, quindi e sviluppare discorsi in modo interessante, eccetera. Infatti la ragazza, se io non gli dicevo guarda devo andare, sarebbe rimasta lì a parlare, no? Quindi super top. Sulla sera ci sono tante cosette da dire, nel senso che il mio errore più grande è che mi lascio trasportare troppo dai fattori esterni, no? Cioè, è stato proprio il discorso che facevate voi, no? Se in quel momento ti sembra strano, sembrerà strano, no? Anche perché lei, mentre ballavamo, cioè, mi veniva incontro, mi guardava, cioè, potevo farmela al 100%. Però bello, nel senso, anche lì, sì, siamo entrati, c'è stata energia, siamo andati a ballare. Seppure io non sono uno che sa ballare, comunque sono riuscito a gestire la situazione. La teoria mi ha aiutato sicuramente perché dal primo approccio, all'inizio, nei primi, anche questo è un po' il mio problema, cioè avevo il pensiero di dover far così il contatto fisico, ma verso la fine era una cosa automatica, quindi avevo perso uno di quegli ostacoli, no? Che anch'io, anche in queste situazioni, dovrei riuscire a spegnere di più la mente e ad andare più naturale, no? E verso la fine questa cosa si stava ingranando, però all'inizio anche al momento vado lì, devo fare con calma cosa. E Però più lo facevi. sì, alla fine era diventato. Scena che mi è rimasta più impressa è stata la facilità con cui io, Marco e Vittorio ci siamo presi le tre tipe e ce le siamo portate via uno, uno e uno. Ce le abbiamo smembrate. E poi vabbè, dopo è successo quello che è successo, perché Perché questo nello però? stesso momento in cui c'è stato questa specie di bacio tra me e quella lì, e lui ci provava con la sua, le due lì, la sua è andata avanti nella pista e lui l'ha seguita. Però quell'approccio lì mi ha aiutato a ingranare anche il contatto fisico e quelle cose lì. Poi un'altra cosa bella di quelle tre lì è stato che nel momento in cui siamo arrivati l'approccio non era iniziato bene, cioè nel senso loro volevano ballare e noi volevamo parlare. Allora ci siamo messi a ballare un po' forzati, poi loro sono venute, siamo riusciti a parlare, ma la sua subito a mille. Tipo la mia era molto, però siamo riusciti, anche la sua era un po' più, però con calma siamo riusciti a smollarle e poi siamo andati in pista. E dall'inizio a quando ballavo con la tipa lei era totalmente diversa, quindi vuol dire che qualcosa di buono l'ho fatto, diciamo. Assolutamente.